Lei ha detto: sono stanca di essere descritta come non sono. Cosa dicono di lei che non è vero? Un luogo comune. Vabbè, ma di lei. Allora magari dico che sono malata di mente, ma chi lo dice che non lo sono? Magari lo sono per davvero, però nessun dottore è stato in grado di trovarmi questa malattia. Però se loro lo dicono. Appunto, per diagnosticarlo. Però se le persone lo dicono e continuano a pensare, chi sono io per dire no, non è vero? Magari la loro percezione verso di me è ben diversa di quello che vedo, come io vedo il mondo. E una volta queste parole magari mi ferivano, anche tante altre, vabbè. Però adesso è più forte? No, non sono più forte. Sono io e sono io, io mi vivo e non ho paura. Ho paura di regalare un abbraccio a persone sbagliate, sì, un sorriso, di questo ho paura. Ma non ho di paura lasciarsi andare? No, no. Di concedersi? Nemmeno, di non essere capita, perché non lo so. Di non essere capita? Non essere capita. Quindi mi dice un suo pregio? Ah, non li ho, devo ancora capire quali sono. No, un pregio ce l'avrà, ce ne avrà tanti, ma me ne dica uno. Ho buon gusto. Nell'abbigliamento? No, allora... Devo dirlo proprio? Lo dica, qui si può dire tutto. Ho un pregio che... Non ho bisogno di andare a parrucchiere. Ah, beh. Perché mi sono fatta le treccine e sono sintetiche e quindi per adesso, per quasi quattro mesi... Questo è un pregio, che non ho necessità di andare per rendermi più bella. Perché questo quello per me... rientra nel buon gusto. È un difetto? Allora, buon gusto. È un difetto? Un difetto vero? Sì, certo. Un difetto, sì. Parlo troppo. È logorroica. Sì, sono logorroica, sì. Tanto. Va bene, basta. Non è male come difetto. No. Lei ha detto in un'intervista a Verissimo, riferendosi agli uomini, sono una persona da non frequentare. Sulla blacklist mettete il mio nome come la persona con cui non avere a che fare. Ma esagera. Ma no, ma infatti mi piace, ecco, vedi, questo è un difetto mio, che piace esagerare in tutto. E così purtroppo anche inconsciamente magari mi oriento verso altre persone, quindi non lascio entrare nessuno nella mia vita, perché mi sono creata questo scudo intorno a me. Allora, tanti anni fa, nel 2009 addirittura, le chiesero cosa le servisse per vivere e lei ha risposto: un uomo, una carta di credito e una bottiglia di vino. Sempre veramente, d'accordo? No. Ecco. Io veramente ho detto queste parole? Sì, sì. Allora, se l'ho detto, veramente, io disonoro quella persona lì e me stessa in questo momento, ripuliamo. Allora, fammi la domanda adesso. Che cosa le serve per vivere? Cosa mi serve per vivere? Il vino è rimasto almeno tra carta di credito, uomo. No, sono passata al rum perché mi piace. Oh, ho scoperto una cosa fantastica. Io non è che sono una gran bevitrice, nonostante che tanti pensano che io sia. Guarda, mi piacerebbe tanto, però non sono ancora entrata nei colisti anonimi. E una volta ho assaggiato questo rum, sono andata a Sommelier e sono addirittura andata a vedere come è stato creato. Ma la domanda era: cosa le serve per vivere adesso, allora? Cosa mi serve? Non mi togliete la mia arte. E rum? No, rum è un, diciamo, quando mi hai chiesto, è domagnà, scusa. Rum, ci sono zuccheri, quindi rum bene, sì, e si mangia sempre con una tavoletta di cioccolato.